Benvenuti al corso SEO per Joomla, composto da 20 video lezioni in cui vedremo come ottimizzare al meglio un sito Joomla per i motori di ricerca, in particolare per Google. Innanzitutto, cos'è la SEO? SEO è l'acronimo di Search Engine Optimization, letteralmente ottimizzazione per i motori di ricerca. Può essere definito, per iniziare a inquadrarla, come l'insieme delle tecniche e strategie che permettono ad un sito web di essere presente e visibile tra i risultati del motore di ricerca, Google, Bing, Yahoo, eccetera, per una determinata query, cioè una determinata parola o frase chiave scelta dall'utente e digitata nella barra di ricerca. L'obiettivo dell'attività SEO, tramite tutta una serie di tecniche, strumenti e strategie, è quello di scalare le posizioni sulle pagine dei risultati del motore di ricerca per determinate parole chiave, in modo da intercettare e attirare gli utenti interessati ad un determinato prodotto, servizio o informazione, fornendo loro contenuti pertinenti. Perché è così importante l'attività SEO per un sito web? Innanzitutto per la centralità dei motori di ricerca nell'attività degli utenti nel web, a cui si sono aggiunti negli ultimi anni i social network, a partire soprattutto da Facebook. Per cercare informazioni di qualsiasi tipo, notizie, prodotti, servizi, una quota maggioritaria degli utenti passa da Google. Un utente effettua una ricerca nel momento stesso in cui ha bisogno di determinate informazioni su un prodotto, su un servizio, su un avvenimento, su esigenze di tipo pratico, eccetera. Questa è la grossa differenza rispetto ad altre forme e canali di informazione, ma anche di comunicazione e promozione, sia a livello online che offline. L'utente accede ai motori di ricerca perché ha bisogno di qualcosa, perché sta cercando attivamente qualcosa. La potenza e l'unicità della SEO sta proprio in questo. È uno strumento che permette di far trovare alle persone ciò che stanno cercando, nel momento stesso in cui lo stanno cercando, con l'obiettivo di soddisfare i loro bisogni e le loro esigenze dirette, fornendo contenuti attinenti e di qualità. Joomla 3 si presta bene all'ottimizzazione SEO anche senza l'utilizzo di estensioni esterne, alcune delle quali però possono essere molto utili. L'attività di ottimizzazione va fatta in modo consapevole se vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci prefissiamo, ovvero acquisire popolarità e traffico scalando le posizioni dei motori di ricerca. Per questo il corso affronterà sia questioni più generali e teoriche sul funzionamento della SEO, prendendo spunto anche dal corso SEO di SEOcenter.it, sempre di Colt Academy, sia questioni più pratiche e legate in modo specifico all'attività SEO sui siti Joomla. Analizzeremo innanzitutto come lavorano i motori di ricerca, quindi i processi di scansione, indicizzazione e creazione delle pagine dei risultati, le cosiddette SERP. Vedremo come sono cambiate appunto le SERP di Google e come questo stia modificando in modo anche profondo il comportamento stesso degli utenti. Per avere un quadro generale più chiaro, vedremo anche quali sono i principali fattori che determinano il ranking, cioè la classifica dei siti web sulle SERP. Vedremo poi come impostare l'attività SEO sul proprio sito partendo dalla scelta delle parole chiave tramite strumenti e concetti come quello ad esempio dell'indice di efficienza delle keyword. Dedicheremo poi ampio spazio, 3 intere lezioni, alla questione dell'ottimizzazione on page, cioè a tutti quegli interventi diretti che permettono di rendere una pagina web più appetibile ai motori di ricerca. L'ottimizzazione di elementi della pagina come la scrittura degli URL, la personalizzazione del tag title e della meta description, l'utilizzo dei tag di intestazione, l'ottimizzazione delle immagini e dei link, la questione della keyword density, della keyword proximity, della keyword prominence, eccetera. Vedremo poi come funziona il lavoro di indicizzazione da parte dei motori di ricerca, introducendo elementi importanti che i webmaster devono fornire ai motori di ricerca, cioè la sitemap e le cosiddette istruzioni robots. Nella lezione 10 vedremo come creare concretamente le sitemap tramite un'estensione specifica e come fornirle ai principali motori di ricerca. Con la lezione 11 affronteremo invece la gestione in un sito Joomla del file robots e dei meta tag robots per fornire in modo corretto le istruzioni agli spider di Google e degli altri motori di ricerca.
Dedicheremo poi una lezione ai cosiddetti fattori off page, in particolare all'attività di link building, cioè di creazione di una rete di link provenienti da siti esterni e che ha come obiettivo quello di rendere più popolare il proprio sito Joomla agli occhi dei motori di ricerca. Una lezione sarà poi interamente incentrata sui grandi cambiamenti del motore di ricerca di Google, cambiamenti che stanno modificando sempre più l'attività SEO. Analizzeremo poi le penalizzazioni applicate dai motori di ricerca, gli errori SEO da evitare, quindi introdurremo la questione dei contenuti duplicati in Joomla e la cosiddetta canonicalizzazione. Vedremo poi come gestire le pagine di errore 404 e i link rotti dal punto di vista della SEO e l'utilizzo dei redirect 301, quindi dei reindirizzamenti, tramite il componente nativo di Joomla ed estensioni esterne. Affronteremo quindi la questione dei rich snippet e il funzionamento dei dati strutturati, in particolare dei microdati con schema.org, tramite i quali noi forniamo informazioni semantiche ai motori di ricerca, in particolare a Google. Dedicheremo due lezioni all'estensione SEO per Joomla più conosciuta, SH404 Ceph, che permette di implementare tutta una serie di elementi e miglioramenti SEO ad un sito Joomla. Termineremo il corso con una lezione dedicata a due degli strumenti più importanti per l'attività SEO, Google Search Console, gli ex strumenti per webmaster di Google, e Google Analytics.